18:33, buonasera, buonasera. La nostra apertura oggi è dedicata ad una notizia che ha scosso tutti noi, quella del bimbo libanese di 2 anni morto questa mattina mentre era in volo verso Roma per ricevere cure mediche all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'atterraggio di emergenza a Bari è stato inutile. Silvio Vitelli. Aveva 21 mesi e si trovava sul volo Alitalia che da Libano era diretto a Roma. Lo attendevano una serie di interventi chirurgici talmente complessi che a Beirut non avrebbe avuto occasione di sopravvivere. L'ossalosi di cui soffriva stava compromettendo reni, ossa, occhi, cuore, ma durante il volo non ce l'ha fatta. Le cure dell'infermiera che lo accompagnava a bordo sono state inutili, così come l'atterraggio di emergenza, effettuato alle 7 di stamane a Bari. I colleghi libanesi ci avevano cercato già diverso tempo fa per stabilire con noi una collaborazione che in quest'ultimo anno ci ha consentito di trapiantare altri 4 bambini dal Libano, che sono andati tutti bene, e quindi per questo motivo loro avevano bisogno di un supporto da un centro che avesse questa esperienza. Se fosse rimasto in Libano sarebbe morto comunque. Questo tipo di malattia potrebbe non essere compatibile con un volo aereo. Gli altri bambini che sono arrivati dal Libano, nessuno di questi, per fortuna, è deceduto. L'ossalosi di per sé non controindica il viaggio in aereo. Avete per caso avuto un contatto nelle ultime ore dopo la morte del bimbo? Ci siamo sentiti con il collega, di Beirut e tramite lui il nonno del bambino ci ha voluto ringraziare per quanto avevamo fatto, perché per organizzare questo viaggio negli ultimi 3-4 giorni, in particolare nel weekend, c'era stato uno scambio di contatti molto febbrile, perché nella giornata di sabato il bambino era peggiorato e quindi tra sabato e domenica ci siamo sentiti molte, molte volte con i colleghi, anche con l'ambasciata italiana in Libano. C'era stata una serie di contatti febbrili, devo dire, e i genitori avevano percepito questa nostra disponibilità e volontà di accogliere il bambino. Ci hanno voluto ringraziare tramite il nonno e tramite il medico che li aveva assistiti. Ed ora la vicenda migranti sbarcati domenica sera dalla nave Diciotti giungeranno in tarda serata nel centro Mondo Migliore di Rocca di Papa. Partiti questa mattina dall'hotspot di Messina, resteranno pochi giorni all'interno della struttura e poi verranno accolti dalle diocesi in Italia che hanno dato disponibilità. Massimiliano Cocchi. I primi ad arrivare in mattinata al centro Mondo Migliore di Rocca di Papa sono stati gli ispettori della ASL. Hanno controllato che tutto fosse in regola e poi sono andati via. Negli stessi minuti, da Messina, a bordo di 2 pullman, partivano i 100 migranti che la Chiesa italiana accoglierà qui, in questo centro, alle porte di Roma. Arriveranno in serata e troveranno ad accoglierli altri 300 richiedenti asilo di 35 diverse nazionalità, ma troveranno anche qualche polemica e una manifestazione di dissenso organizzata dalla forza di estrema destra Casa Pound. È stata una scelta precisa quella di tenere insieme ancora per qualche giorno il gruppo dei migranti della Diciotti prima di trasferirli in alcune delle tante diocesi che da Torino ad Agrigento in queste ore hanno dato la propria disponibilità. Va bene che siano accolti anche insieme perché hanno bisogno di assistenza medica, hanno bisogno di psicologi, hanno bisogno. E poi veramente questo mi sta commuovendo. Da tutte le chiese d'Italia, io ho il telefonino pieno di messaggi, sono i vescovi che dice io 20, io 30, e quindi questa è la disponibilità delle nostre chiese, ma la disponibilità delle nostre chiese è la disponibilità della nostra gente, ecco. A Messina, nei container del centro di accoglienza straordinario, sono rimasti 39 migranti. Una parte di loro andrà in Irlanda, l'altra in Albania. Come però è ancora un rebus. L'Albania infatti non fa parte dell'Unione Europea e i migranti non possono essere trasferiti in moto coatto, soprattutto verso un paese che non offre le stesse garanzie dell'Unione Europea sul fronte dei diritti dei richiedenti asilo. Non è la prima volta che arrivano notizie sulle torture, le vessazioni che i migranti sono costretti a subire in Libia nei centri di detenzione prima di essere messi su un gommone verso l'Italia. A testimoniarlo alcuni filmati visionati anche da Papa Francesco, così come lui stesso ha raccontato ai cronisti sul volo di ritorno dal suo viaggio in Irlanda. I video sono stati recuperati dal collega di Avvenire Nello Scavo, incontrato dal nostro Luciano Piscaglia. Sentiamo.
Giovani uomini legati e appesi a testa in giù, altri spogliati, percossi e brutalmente seviziati, uno sgozzato e decapitato. Sono le torture inflitte ai profughi e ai migranti riportati nei campi della Libia. Immagini che abbiamo deciso di non mostrare per la loro crudezza, ma che Papa Francesco ha voluto vedere e delle quali ha parlato sull'aereo che lo riportava a Roma da Dublino. È orroroso le cose che fanno agli uomini. Le donne e i bambini furono per... le vendono, ma gli uomini le fanno le torture più sofisticate. Per questo mandarle indietro si deve pensare bene, bene, bene. Riprese dagli stessi aguzzini, le immagini confermano quanto raccontato da chi, come nello scavo di Avvenire, ha clandestinamente visitato i lager libici. Abbiamo avuto anche il tempo di analizzarle, di approfondire, di verificare bene la corrispondenza anche con i dati di fatto in Libia, anche perché l'anno scorso ero stato in Libia e avevo visto alcuni campi di trafficanti di uomini. L'intenzione degli aguzzini è quella di inviare quelle immagini ai parenti a casa per drenare ancora qualche soldo. Altre volte invece è proprio una dimostrazione di forza. Realizzate dai trafficanti di uomini per estorcere denaro o per mostrare la loro spietata efficienza e ferocia alle altre bande in lotta tra loro per il controllo dei traffici, le immagini sono state ritrovate sui cellulari dei migranti che sono riusciti a mettersi in salvo. E alcuni operatori umanitari sono venuti in possesso di queste immagini e poi sono arrivate attraverso vari canali al Pontefice, che ha voluto guardarle con attenzione. E la questione migranti è stata sicuramente al centro a Milano dell'incontro tra il ministro Salvini ed il premier ungherese Orban. Matteo è il mio eroe, ha detto il primo ministro ungherese incontrando i giornalisti. In mattinata a Palazzo Chigi il premier Conte aveva ricevuto il suo omologo ceco Babis, altro alfiere del cosiddetto gruppo di Visegrad, cui l'Italia sembra guardare con un certo interesse. Flamina Festuccia. È la giornata dei vertici paralleli, iniziata questa mattina con l'incontro del premier ceco Babis a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Conte. Al centro del colloquio l'obiettivo comune di un'Europa più sicura e più equa e l'intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali tra Italia e Repubblica Ceca, con il probabile invio a breve di una missione italiana per valutare prospettive di investimento. È terminato da poco, intanto, l'incontro tra il vice premier Salvini e il premier ungherese Orban, un incontro che, sottolineano dal governo, ha carattere puramente politico, definizione voluta dalla componente 5 Stelle ad evidenziare la distanza con il leader euroscettico e sovranista. Incontri politici o istituzionali che siano, l'Italia guarda est al gruppo Visegrad, quell'unione di paesi, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia, dalle posizioni comuni e caute sull'Europa e particolarmente chiuse sulla questione immigrazione, rifiutando ogni logica di redistribuzione. L'incontro però arriva in un clima teso fra Roma e Bruxelles sulla questione migranti, dopo il vertice concluso con un nulla di fatto sul tema proprio della redistribuzione e la risposta polemica del governo italiano, che ha minacciato il veto sul bilancio sui contributi, seguita dal rimbrotto europeo e tedesco. Salvini dice di guardare al modello ungherese anche e soprattutto per l'economia, anche se con 10 milioni di abitanti e un'economia che vale un decimo di quella italiana in numeri assoluti risulta complicato fare paragoni. Che si parli di immigrazione e di economia o più probabilmente delle strategie da tenere ai tavoli europei, il meeting di oggi, corredato dalle annunciate proteste di partiti dell'opposizione, si svolge sotto il segno di affinità elettive. Orban è un eroe, ha fatto sapere oggi Salvini dalle pagine del Corriere, e Orban, all'uscita dal ristorante milanese in cui ha pranzato, ricambia l'ammirazione. Salvini è il mio eroe e il mio compagno di destino. Ci spostiamo in Trentino, minacce razziste contro la rifugiata etiope che da qualche anno alleva capre nella sua azienda in Val dei Mucheni. In principio la donna aveva provato ad ignorare gli insulti, ma dopo alcune aggressioni si è rivolta alle autorità. Sandra Pizzurro. Sembrava un episodio di integrazione riuscito quello che riguardava Agitu, la rifugiata etiope diventata imprenditrice in Trentino. Qualche settimana fa ne avevamo raccontato la storia a lieto fine, un'azienda casearia tutta sua. Pensava di essersi lasciata alle spalle tutta la fatica e tutti i pregiudizi che ha dovuto superare per farsi accettare come donna e come immigrata. Mi sono creata il mio spazio, mi sono fatta conoscere, ovviamente verso di me non ci sono resistenze. Però per chi viene, ovviamente, queste resistenze condizionate dalle ideologie formate sulle bugie, poi non sulla concretezza o sulle cose vere,
possono creare paura e resistenze. La Capra Felice è il nome della sua azienda, ma di serenità oggi Agitu ne ha ben poco. Minacciata, insultata e aggredita fisicamente, è lei che ha combattuto ribellandosi per la libertà della sua gente in Etiopia contro la repressione del governo guidato dal Fronte di Liberazione del Tigre. Non si arrende, ma lo sconforto è tanto. Il suo aggressore è un pastore trentino cinquantenne che vive a pochi passi dalla sua stalla. L'ipotesi di reato al vaglio della magistratura è di stalking aggravato dall'odio razziale. Due gli attacchi fisici in cui l'ha minacciata di morte, a questi si aggiungono episodi macabri come il ritrovamento di una capra uccisa con le mammelle asportate. Laureata in sociologia in Italia, Agitu ha realizzato il suo sogno, ha trovato la sua realizzazione dando anche lavoro. Di certo non sarà sola a combattere la sua ennesima battaglia, in molti l'apprezzano. Una grande ammirazione per la sua storia e per quello che sta facendo e per il valore aggiunto che dà alla comunità. A Genova, nuovo vertice in prefettura sulle opere di ripristino dopo il crollo del ponte Morandi. Viabilità ed assistenza agli sfollati sono le priorità, ha sottolineato il capodipartimento della protezione civile Borrelli. E per la ricostruzione del ponte Morandi scende in campo anche Renzo Piano. Ci aggiorna Pierluigi Vito. Un sopralluogo per verificare la situazione sul ponte Morandi e poi un vertice in prefettura col sindaco Bucci e il governatore Toti. Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, arriva a Genova per ribadire l'impegno del governo, a cominciare dal capitolo viabilità, per il quale sono stati stanziati 28 milioni e mezzo di euro. Per realizzare interventi di viabilità alternativa, per anche potenziare la rete della trasportistica ferroviaria, quindi su questo si sta lavorando. So che i lavori vanno bene, quindi mi auguro che quanto prima si possa realizzare questa viabilità alternativa. Resta aperta la questione degli sfollati. Come e quando sarà possibile andare in sicurezza nelle proprie case a recuperare effetti personali e come e quando sarà possibile provvedere ad alloggi meno emergenziali. Su questo fronte è forte l'impegno della Chiesa genovese. Da subito ci siamo dati disponibili per poter accogliere le persone, le famiglie in luoghi che noi abbiamo a disposizione, tenendo conto che giustamente le famiglie cercano una casa, ecco, non un alloggio, diciamo, comunitario, seppure provvisorio. Sono oltre 70 gli appartamenti messi a disposizione da privati per accogliere gli sfollati. Alcuni saranno dati in comodato gratuito, altri ad affitti moderati. C'è poi il versante delle indagini. Il procuratore Francesco Cozzi ha ribadito la complessità del lavoro di fronte ai magistrati. Intanto dai documenti acquisiti emerge il quadro di una struttura che presentava problemi di tenuta da decenni. È necessario analizzare in questi periodi di tempo che cosa è successo, che cosa è accaduto, che cosa è stato fatto e che cosa non è stato fatto e che cosa poteva o doveva essere fatto. Per fare questo ci vogliono occhi esperti, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista anche giuridico. Per cui al momento nessun nome sul registro degli indagati, ma un'attività ad ampio raggio sulle cause del crollo del ponte. E da Genova all'Aquila, dove l'amministrazione è alle prese con un problema analogo a quello genovese. Anche in Abruzzo il dilemma è abbattere un ponte, il ponte Belvedere o il palazzo degli anni 30 sottostante. Dal capoluogo Augusto Cantelmi. Quello bisogna ripigliare. Ma qual è il problema? Qual è il problema? No, tutto scoperto del ferro. Ma vogliono abbattere il palazzo adesso? Questo? Vogliono mettere in sicurezza. Sì, abbatte il palazzo, ma se crolla mentre passa una persona sotto. Abbattere il palazzo, abbattere il ponte. Dopo la tragedia di Genova all'Aquila si interroga sul futuro del viadotto Belvedere che si affaccia sulla centralissima via 20 settembre dello stabile degli anni 30 al civico 29, entrambi usciti indenni dal terremoto del 2009. La pongo e vediamo cosa ne pensano anche i residenti. È un'ipotesi. L'amministrazione dunque vuole buttare giù il palazzo e salvare il ponte, dato per sicuro dopo gli ultimi controlli e sul quale è previsto un intervento di consolidamento. In un'accesa assemblea nel portico dello stabile, il confronto tra il vice sindaco e i condomini e i residenti del quartiere. Ho chiamato ben 3 volte per fare transennare qua sopra
Io ritengo che sia pericoloso che un'abitazione o comunque un palazzo stia al di sotto di un ponte. No, il ponte. No, ha abbattuto il ponte. Ma sostituito, no, abbattuto, sostituito, che c'è qualcosa da... Il palazzo. Questo è un palazzo storico. Questo è stato il primo palazzo che ha fatto Mussolini. Cioè, chi ne ha fatto questo ponte qua? A chi serve? E allora che fare? Per adesso si guadagna tempo, i condomini dello Stabile 29 chiedono garanzie, mentre il comune studia anche la possibilità di un abbattimento parziale del palazzo. E restiamo all'Aquila, il giorno del corteo storico della bolla, momento centrale della 724esima perdonanza celestiniana. Su invito dell'arcivescovo, il cardinal Petrocchi, sarà il cardinale João Brás de Avis ad aprire la porta santa della Basilica di Collemaggio per dare il via al giubileo più antico della storia. All'Aquila, c'è il nostro Massimiliano Niccoli. Buonasera Massimiliano, già ti vediamo con un collega. Eccoci qua Clara. Buonasera dall'Aquila. Come vedi la porta è stata già aperta dal cardinal João Brás de Avis, che come sapete è il presidente della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e della Società di Vita Apostolica. I pellegrini, i fedeli, stanno attraversando la porta in attesa della Santa Messa, che sarà presieduta appunto dal cardinale. La notizia è che la Basilica di Collemaggio è stata restituita alla sua comunità, alla comunità dell'Aquila, per l'edizione numero 724 della perdonanza celestiniana. E chiedo a Salvatore Sant'Angelo, collega e scrittore, questa è la vera notizia di oggi? Beh, direi proprio di sì, in qualche modo è la perdonanza del ritorno alla normalità, lo stiamo misurando giorno per giorno nelle diverse celebrazioni civili e religiose di questa calorosa partecipazione del popolo dei fedeli aquilani che si stringe intorno alla sua basilica e al rito della perdonanza. Dicevo, edizione 724 della perdonanza, il corteo della bolla del perdono di Celestino V è arrivato qui prima dell'apertura della Porta Santa e quindi della Santa Messa, a portare la bolla quest'anno Paola Protopapa, oro paralimpico di canottaggio a Pechino 2008, alle Olimpiadi di Pechino 2008. Quest'anno per la prima volta è stata scelta e non selezionata la dama della bolla, che insieme al giovin signore, come dire, è il personaggio principale del corteo della bolla. Sullo sfondo ci avviamo verso il 2019, perché l'anno prossimo potrebbe essere l'anno giusto per il riconoscimento da parte dell'UNESCO del corteo della bolla come patrimonio immateriale. L'Aquila ce la farà? Ma siamo abbastanza ottimisti, abbiamo seguito passo dopo passo il dossier, tutto il percorso, il MIBAC e la Farnesina sono con l'Aquila, con questa candidatura, il presidente Bernabé ha fatto un grandissimo lavoro di tessitura, lo snodo sarà la sessione plenaria dell'UNESCO a novembre, che si riunirà alle isole Mauritius, dove dovrebbe appunto essere programmato l'inserimento del rito della perdonanza nell'elenco dei patrimoni immateriali dell'umanità. E noi naturalmente faremo il tifo per l'Aquila e per la perdonanza celestiniana, il suo corteo della bolla. Dall'Aquila per il momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie allora, grazie al nostro Massimiliano Niccoli, il tifo lo facciamo insomma per la perdonanza e noi cambiamo decisamente argomento. 13 vescovi, 90 tra sacerdoti e religiosi, fedeli di ogni estrazione sociale, hanno partecipato nei giorni scorsi ad una messa di riconciliazione per ricordare quanti hanno perso la vita nel massacro di Kandamal 10 anni fa nello stato indiano di Orissa, una celebrazione di ringraziamento per la riconciliazione e la grazia. Paolo Fucili. Non solo i carnefici agirono indisturbati per mesi, anche in tribunale pochissime denunce ebbero un seguito poi, perciò i cristiani indiani chiedono almeno di poter venerare come martiri i fratelli nella fede massacrati 10 anni fa, quando a Kandamal, nello stato indiano dell'Orissa, la violenza cieca si scatenò contro i cristiani del luogo, la notte del 25 agosto, col pretesto dell'assassinio addebitato loro di un leader nazionalista indù della zona. Alla fine si contarono 120 morti, 6.000 case, 300 chiese e strutture scolastiche e sanitarie distrutte, violenze, stupri, 60.000 costretti a nascondersi mesi nelle foreste.
anniversario celebrato con una messa solenne a Bhubaneswar, la diocesi locale, e con iniziative di sensibilizzazione anche nella capitale New Delhi, da dove John Dayal, attivista per i diritti della minoranza cristiana, ha scritto anche a Papa Francesco. Molti cristiani, si legge, si sono sentiti abbandonati, di qui la richiesta, a nome anche di tanti altri, che i morti di Kandamal siano un giorno proclamati martiri, anche perché, è scritto ancora, ciò rafforzerebbe la fede dei cristiani in India, che ogni giorno affrontano l'ostilità dell'estremismo nazionalista indù. Odiare noi a nostra volta, no, dice Monsignor Barba di Bhubaneswar, ricordare i fatti di 10 anni fa, sì, perché quel che è accaduto non accada mai più. Negli Stati Uniti, a Los Angeles, una mostra al Museo dell'Olocausto ripercorre la storia dei bambini ebrei inviati oltreoceano negli anni 30 dai loro genitori per salvarli dal regime di Hitler. Quest'anno si ricorda inoltre l'80° anniversario del cosiddetto Kinder Transport, un'operazione di salvataggio dedicata proprio ai piccoli ebrei. Ci racconta tutto Marco Burini. Bambini separati dalle loro famiglie, fatti partire per un altro paese senza sapere se sarebbero mai tornati. No, non stiamo parlando della vergognosa decisione di Trump di qualche mese fa, quando ordinò di separare i figli dai genitori che tentavano di attraversare il confine col Messico, ma di un episodio lontano nel tempo e opposto nello spirito. L'operazione Kinder Transport, che giusto 80 anni fa, nel 1938, consentì a migliaia di bambini ebrei di scampare alla Shoah grazie al governo inglese, che raccolse un appello della comunità ebraica britannica. E così circa 10.000 bambini provenienti da Germania, Austria, Cecoslovacchia e Polonia furono mandati nel Regno Unito, presso famiglie affidatarie, ostelli e fattorie. Il regista dell'operazione fu Nicholas Winton, nato Wertheim, anche lui di origine ebraica. Per raccontare questa impresa di umanità è appena stata aperta una mostra a Los Angeles, negli Stati Uniti, che all'epoca non parteciparono al Kinder Transport. Anzi, il Dipartimento di Stato ostacolò l'ingresso degli ebrei negando i visti, e un'operazione simile al Kinder Transport, la 1000 Children, che portò oltreoceano 1400 bambini ebrei, non ebbe alcun aiuto dal governo di Washington. Sono convinta che abbiamo molto da imparare dalla storia, e se non studiamo cosa è successo in passato, è destinato a ripetersi. Una delle idee originali che avevo era di includere citazioni personali di ognuno dei sopravvissuti che esprimessero l'ansia, il dolore, la tristezza e l'orrore di essere separati e realmente strappati alla loro terra. Senza contare l'angoscia successiva, come racconta oggi uno di quei bambini. Quando finì la guerra non vedevo l'ora di incontrare i miei genitori e mio fratello più piccolo. Tutti festeggiavano, cantavano e ballavano, ma io stavo male perché non sapevo se fossero sopravvissuti. E poi giorni, settimane, mesi, forse un mese. Alla fine mio fratello e io dovemmo ammettere che non li avremmo mai più rivisti. Tardi ti amai, bellezza tanto antica e tanto nuova. Inizia così una delle più belle preghiere cristiane. L'autore è Sant'Agostino, il vescovo di Ippona, ricordato oggi nel calendario liturgico. Il servizio è di Francesco Durante. Un uomo che ha cercato con passione la verità, tra i più grandi convertiti della storia cristiana, è Sant'Agostino di Ippona, filosofo, vescovo e teologo del IV secolo, padre e dottore della Chiesa. Cittadino romano di etnia berbera, Agostino nacque nel 354 a Tagaste, in Nord Africa. Fu educato al cristianesimo da sua madre, Monica, ma da adolescente abbandonò la fede, vivendo gli anni della giovinezza in modo dissoluto, come racconta nella sua autobiografia Le Confessioni, in cui Agostino si rivolge a Dio ripensando al suo cammino interiore. Tardi, tuo amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, ed ecco, tu eri dentro e io fuori, e lì ti cercavo, e nelle bellezze che hai creato, forme mi gettavo, eri con me, ma io non ero con te. Rivelò alla mamma che conviveva da anni con una donna, dalla cui relazione era nato anche un figlio, Adeodato. Monica fu sempre vicina ad Agostino con tenace d'affetto, pregando il Signore per lui, versando tante lacrime per la sua conversione, seguendolo anche a Milano, dove Agostino insegnava retorica. Fu proprio qui che venne battezzato durante la veglia pasquale dell'anno 387, dopo aver seguito le catechesi di Sant'Ambrogio. Qualche mese più tardi, madre e figlio lasciarono Milano per raggiungere Ostia, in attesa di una nave per l'Africa.
ma Monica si ammalò e morì in pochi giorni. Agostino tornò in patria alcuni mesi dopo, si stabilì ad Ippona per fondare un monastero e, nonostante le sue resistenze, nel 391 fu ordinato presbitero e in seguito vescovo della diocesi africana, che guidò per oltre 35 anni. Morì il 28 agosto del 430 all'età di 75 anni. Nel 718 le sue spoglie, venerate per secoli a Cagliari, dove erano state portate da alcuni esuli nordafricani per volontà del re longobardo Liutprando, vennero trasferite a Pavia, nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono tuttora custodite. È tutto, subito dopo la sigla, da non perdere Effetto Notte in versione quotidiana, che ci racconterà ogni giorno fino al 9 settembre le novità dalla Mostra del Cinema di Venezia. Si parte stasera con Il Padrino, Michele Riondino. Il TG2000 torna alle 20:30. Buona serata a tutti.